Cari amici, Lauser vi abbraccia e vi saluta. È un colpo d'occhio magnifico, veramente. Stare insieme stamattina rappresenta plasticamente quello che è il volontariato e soprattutto quello che è il volontariato nella persona cosiddetta anziana. Un mix di entusiasmo, volontà di dare all'altro, ma anche volontà di realizzare quelle parti della propria vita sociale che nel corso della vita lavorativa non sono state realizzate. Mentre si esibivano gli amici Tangheri, io notavo come molti dei miei iscritti, specialmente quelli con la maglietta verde, impazzivano perché Lauser, la terza età, è anche quello, il piacere di stare insieme, di dedicarsi ad attività ricreative, ad attività che possono finalmente consentire una grande socializzazione, ma anche un altro aspetto, quell'aspetto del volontariato a favore della terza età, per quella terza età che non ha espressione nella società attuale, per quella terza età che ha bisogno di accedere a servizi sociali, a cure e quant'altro. L'anziano nella sua interezza ha bisogno di tante cose, di trovare un suo spazio nella società, di avere le opportunità che non aveva prima e di poter finalmente dispiegare tutte le sue ricchezze nel mondo di oggi. C'è un altro aspetto dell'anziano che non viene sufficientemente valutato in questo momento ed è che la forza degli anziani regge gran parte della società, facendosi carico a livello familiare della cura dei figli, dei nipoti e di quant'altro in questo momento non trova una sua collocazione giusta nella nostra società. Quindi l'anziano come risorsa non è uno slogan, è una verità vera, provata, che in questo momento regge gran parte della società italiana. Per questo è bello essere anziani, è bello essere nel mondo, è bello farsi carico di quello che la società non riesce più a sopportare. Ebbene, noi con il nostro entusiasmo, con la nostra forza, siamo qui per dire: oggi siamo in una giornata di festa, da domani siamo di nuovo nella nostra comunità a lavorare per il mondo, per la società, per il nostro paese, perché c'è bisogno di tutta la nostra forza e di tutto il nostro entusiasmo. Un grande abbraccio a tutti. Grazie.